Ma perché Termini si chiama Termini? Molti si pensano che Termini si chiami così perché qui termini il viaggio, no? Tipo arrivo in stazione. Ovviamente non è per quel motivo, ma Termini è legato al nome delle terme di Diocleziano, che una volta arrivavano fino qua. Iniziate da Massimiano nel 298, terminate da Diocleziano nel 306, sono le più grandi terme della Roma antica. Pensate, ampie il doppio delle terme di Caracalla, per un totale di circa 140.000 metri quadri, con 2.400 vasche, a cui potevano accedere circa 3.000 persone, praticamente un paese. E hanno subito nel tempo la fine di tutti gli edifici romani. Sono diventate una gigantesca cava di materiali edili, le aule adibite a case, ci hanno fatto magazzini, maneggi e chiese. Ad esempio, quello che era il Tepidarium nel 1560 è diventato la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, oppure la Chiesa di San Bernardo alle Terme, costruita nel 1598 all'interno di uno Sferisterium, che era la sala per i giochi con la palla. Gli edifici di oggi ricalcano tutti le fondamenta delle terme, vedete? Tutti questi ambienti erano forniti da una diramazione dell'acquedotto Marcio, che partiva da Porta Tiburtina e portava l'acqua in una cisterna enorme, detta la Botte di Termini, che significava la botte delle terme. Questa cisterna stava qui e venne demolita nel 1876 per far spazio alla stazione. Stazione che sorge sulla Botte di Termini, automaticamente viene chiamata Stazione Termini. E te la compagni mugerm, e te dare, però ieri siamo state bene alla festa della donna, perché non ci riplichiamo una volta stasera che è sabato, troviamo lo sciuscio che la musica e se ne riporto a me. Ha detto, ma non è il tuo mugliere, vedi che è Margherita, lo trovano, non ci usce con la musica. A gente qua dove ho problemi. Io ci non capisco, ci diciamo a noi, ci mettiamo le canzoni, io non danci la rinda, e facciamo ci usce con la musica in fantasia. Ci vuole lei? Io mi stavo truccando, ma anche io c'è andato a successo. Uè, io dico, io ti fai compagnia. E che è compagnia? Compagnia. Ti faccio pure compagnia, facciamoci compagnia tu quando ti amo. Dammi la mano tu quando ti amo. Dammi la mano tu quando ti amo. Come si fa bene tu quando? Ha fumato in te. Ti ha lasciato un bacio. Ti ha Sicuramente avrai già capito perché ti sto mostrando queste due calotte di agrumi. Cosa ti racconterò? Indovinato? Il gioco della campana, nel mio dialetto usciancateddu, lo zoppo, perché si utilizzava un piede solo. Tu come lo chiami? In terrazza, in cortile, per strada sull'asfalto. Si tracciava il percorso con un gessetto bianco che utilizzavamo fino alla fine, tanto con un po' di acqua andava via, oppure un sasso o un bastoncino. E una scorza d'arancia rotonda, che ci dava la mamma, sempre pronta ad accontentarci. Si poteva disegnare in tanti modi, senza tanta precisione. Con numeri fino al 9 o al 10. Tu come lo facevi? Io lo facevo così. Giochi semplici, che ti facevano trascorrere ore piacevoli. Se avessi la possibilità di giocarci in un cortile, lo faresti? Io subito. Come si giocava? Te lo ricordo io. Il gioco consisteva nel saltellare su un solo piede in equilibrio dentro singole caselle quadrate numerate progressivamente, saltando il numero col dischetto, tranne nelle due caselle attaccate, nelle quali si potevano appoggiare i due piedi, solo se non erano il numero in gioco. La scorza doveva essere lanciata all'interno del quadro, senza toccare le linee esterne, o uscire fuori. Altrimenti si doveva aspettare il prossimo turno. Lo stesso valeva se cadevi o appoggiavi il piede, e chi non sbagliava continuava il gioco avanzando di numero. Due soste brevi per riposare e si ripartiva. Nell'ultima casella, il giocatore si girava, ritornava indietro e senza perdere l'equilibrio, raccoglieva la calotta e completava il percorso. Vinceva chi per primo riusciva a completare tutto correttamente. Amici, fratelli, cugini, compagni di classe, tagga chi giocava insieme a te. La mamma del noto che spiega ai figli chi prende le decisioni in casa e che bisogna sempre ascoltare i genitori, approssimativamente così. Allora ragazzi, partiamo dal presupposto che bisogna sempre ascoltare i genitori. Poi in casa o parlo io o parla papà, dovete sempre ascoltarci, ok? Le decisioni le prendiamo sia io che papà, perché vi diamo dei consigli utili per farvi crescere. Ok, quindi dovete ascoltare me, dovete ascoltare i consigli di papà, ok? Mi raccomando, sempre ascoltare i genitori. A mamma napoletana che spiega i figli chi comanda in da casa, è una poesia, e approssimativamente.
Ja, così. Allora, no, non puoi sapere niente. Allora, cago un mani. E se fa come ricchi. No, ti ha stato zitto. No, ha già parlato. Allora, fin quando è stato in casa, mi si fa come ricchi. Non domani che avevo trovato a coccheruno, vi sposate e veniate, facete come volete voi, a me non mi interessa più. Ma fin quando è stato cadendo, caoi sotto a questo tetto, con mani, leva a parte da me, scappate, non ha mai contato niente. Levami, parte da me, vediate qualche decisione importante. No. Chi lo padre ti piglia e fui a bene a domani? Senti, ma cago mai c'ha fa? Senti, ma cago muni mi fa? Ma vuole se piglia decisione per te? Fammi capire. Allora da venire a domani. I cago mannesci. Chi non è stato mai capace di dire qualcosa è buono, padre, ma tutto d'un tratto, no? Che l'ha da fare così, che l'ha da fare così. Lì è da miez. Con mani, quindi qualsiasi cosa da venire a domani. Perfetto. Fin quando il tatubolino in sta casa. Con mani, mamma. Tutto chiaro? Perfetto. Andiamo avanti. Oggi un bel piatto di zucchine lesse per restare leggeri. Eccole qua, le zucchine lesse. Ecco qua la faccia di madre. 30 centimetri. L'ha presa. 12 centimetri. No, non ci siamo. 18 centimetri. Per poco. 40 centimetri. Lontano. Come si mangiano le ostriche? Dai. Come si mangiano? Dai. Signori, bella gente, popolo italiano, mondo intero, ma perché vi amo? Ma perché si do sangue mi? Ma perché si do battito il cuore mi? Ma perché io vi amo troppo? Io vi amo di bene, vi giuro che vi amo. Vi chiedo scusa a volte se mi nervosisco pure nelle dirette, però io sapete come sono. Faccio bu 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 bu, però poi alla fine sono buona, super buona. Ma avete visto come sta giovendo? Avete visto come sta piovendo? Mamma mia, mio marito già è passato di casa. Già abbiamo fatto i 5 stamattina, non vi dico, non vi racconto. Però racconto dopo in diretta, lasciamo un po' in diretta e vi racconto. Una telefonata ho dovuto correre al pallonetto. Mi sfatte. Comunque vi amo, si davidami, si dovore mi buongiorno. Chiapparelle, chiapparelle. Vi amo, vi stramo. Pure con dato falso, scrivi. Siamo arrivati qua, poi non vi dico, vabbè, poi vi racconto. Siamo arrivati qua, mi ha raccontato il fatto, ma tu mi capito, chi te sono venuto a buttare fuori? Quando tu sei trasuti, ci sei stimata, ci ho organizzato la macchina e Tonina, mi sei stimata in macchina, non volevamo trasuti a Tonina, ributtare fuori, ci hanno piato sotto la ciamma a Tonina. Sei una buscona te tu, ma come sa se una buscona e buttare fuori? Gesù che non vuole fare da sì, e io lascio con mio marito e date crescenza, io buttare fuori, e tu non mio marito, ride non del mio marito, ride già sta rindo con figlio, ma guarda Mario, marito, ragazzi comunque se stai facendo, con due buttare fuori, se stai acciappando mio marito. Se vuoi parlare, stavo qui. Comunque, mostri, le salvisciate su te e senza mi fate fare una brutta figura, mo, le piace malamente a chi li tu. E chi la coppa a mano, l'età di crescenza è trasuto con figlio, manager, ma quale marito si è l'età di crescenza, chi sì, chi non si. Comunque, sono spaventati e ributta fuori, che sa che so chi è. Le ripiate con cocco, chi le ritrova con un buon bangolo e poi fa un buon ristorante, ma i mostri, le salvi. Vabbè.